Restano in carcere i figli di due ministri e l'amministratore delegato della principale banca pubblica turca. Un tribunale di Ankara ha formalizzato stamattina le accuse nei confronti di 16 persone arrestate nel corso di un'imponente retata anticorruzione 4 giorni fa. Si aggiungono ad altre 8 già in attesa di processo. Per altri 33 degli accusati è stato invece ordinato il rilascio. Tra questi ci sono anche il sindaco del distretto di Fatia a Istanbul e il figlio del ministro dell'ambiente. Restano dunque in carcere Can Çağlayan, figlio del ministro dell'economia che vedete nelle immagini, e Boris Güler, figlio del ministro dell'interno. Oltre a Süleyman Özlan, l'amministratore delegato della Halkbank. Sono saltate anche molte teste nella polizia nel più grande scandalo dell'era Erdogan. Il premier ha più o meno velatamente accusato un influente leader religioso, Fethullah Gülen, che ha ottime entrature nella polizia e nella magistratura e controlla una serie di scuole private la cui chiusura è stata proposta dal governo. Gülen è da tempo in guerra aperta con Erdogan.